Ho sempre il numero 1000 come numero di partenza. Allora, voglio togliere 720, 3. Allora, prima tolgo 700, poi tolgo 20 e poi tolgo 3. Vediamo, da 1000 devo togliere prima 700, che è come dire 7 centinaia, che è come dire 7 finestre. Quindi faccio 1, 2, 3. No, maestra, trovo il suo amico, faccio prima. Infatti, l'amico di 700 è 300. Quindi so già che andando indietro di 7 io arriverò a 300. Adesso che sono a 300, che è esattamente qui, posso contare. Sono andato indietro di un centinaio, due centinaia, tre centinaia, quattro centinaia, cinque centinaia, sei centinaia e sette centinaia. Sono a 300, ma devo togliere ancora 20, che vuol dire che da 300 non potrà rimanere così, andrà sicuramente a 200. Perché dico questo? Perché qua rimangono intatte due finestre e quindi sono già sicuramente a 200, ma devo togliere invece da 300 due decine, le cavo via una, via due. Allora, quanto rimarrà? Rimarrà 100, altri 100 che fa 200 e poi tutte queste e tutte queste quanto valgono? Valgono, contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decine. Valgono 80. Quindi quanto rimane se io cavo da 1723? Rimane fino adesso 280. Ok, maestra, ma io devo ancora togliere 3. Chi si è ricordato di questo è veramente molto bravo. E se da 80 io cavo 3, tolgo questo e tocco questo. 80 meno 3 fa 77. Ecco a voi risolto come si fa a fare le sottrazioni. Usando la banca del 1000 è molto più semplice. Vogliamo controllare se è vero? Allora 1000 meno 723 uguale. 0 meno 3 non si può fare, vado in prestito dalle migliaia che rimangono 0, qui diventano 10. Questo 10 da in prestito alle decine rimangono 9, questo 10 da in prestito alle unità e quindi rimangono 9, le unità adesso sono 10, 10 meno 3 fa 7, poi vado a vedere le decine, 9 meno 2 fa 7, poi 9 meno 7 fa 2 e qua avevo 0. Vedete? 277, proprio la stessa cosa che noi abbiamo trovato qua. 100, 200, non c'è più 80 perché ne abbiamo cavate 3 e quindi abbiamo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 7. Ecco a voi 277. Proviamo a farlo l'ultima volta senza tutte queste scritte. 1000 meno 564. Prima tolgo 500, poi tolgo 60, poi tolgo 4. Prima tolgo 500. So già che me ne rimarranno 500. Infatti sono arrivato a 500. Adesso voglio togliere 60. So già che non avrò più 500, ma mi rimarranno i 400. Quando vado a togliere 60, avrò 400, tolgo 60, 2, 3, 4, 5, 6, ecco, avrò 400 più questo, 440. Però so che da 440 adesso devo togliere 4. Quanto fa 440 se cavo questi 4? Non può fare 40, ma sarà 430, infatti qui vedete
10, 20, 30. Ne ho tolte 4, quindi ne rimangono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 436. Ecco, più vi allenerete, più non farete nemmeno un errore. Si tratta proprio di cominciare a ragionare su che cosa resta e su che cosa no. Mi raccomando, allenatevi molto usando la banca del 1000. Il pensiero matematico ha aperto tutte le porte del progresso scientifico. Ogni scoperta ne porta con sé molte altre, in una catena infinita. Non ti agitare, Paperino. Sono chiuse perché sono le porte del futuro e c'è solo una chiave per aprirle. Bravo, la matematica. Dietro quelle porte sono chiusi gli infiniti tesori del sapere. Col tempo esse si apriranno, sotto la spinta della curiosità e dello spirito indagatore delle future generazioni. Come diceva Galileo, la matematica è l'alfabeto nel quale Dio ha scritto l'universo.